Dunque, andiamo dal suddetto Lumpa. Voi ragazzi siete i compagni di viaggio di Pierce? Eh? La porta è rotta, mi dispiace. Passate dalla finestra. Esatto. Guarda, lo sapevo, lo sapevo. Ecco qua. Sono davvero sorpreso che ci siano ancora dei veri viaggiatori di questi tempi. Ma Pierce non è con voi? Perché? Sua madre è morta, è andato a visitare la tomba. Ah, certo, sua madre. L'amata... non l'ho letto, ho fatto lo schiacciato ma per sbaglio. Beh, Pierce non sarà qui, ma noi abbiamo molto di cui discutere. Pierce vi ha portati qui perché state cercando di rompere il sigillo dell'alchimia, giusto? In realtà, no. Non quadra, non vi avrebbe portati qui a Lemuria se non foste coinvolti. Quale missione il buon Re Hydros gli ha assegnato a Pierce? Cosa? Pierce non vi ha detto nulla della sua missione? Ah, strano, davvero? Allora non avete nulla a che fare con l'alchimia? Beh, in realtà sì. Il clan del fuoco ha rapito i nostri genitori, li tengono a nord. Vogliamo accendere i fari in cambio della loro libertà. Re Hydros mi ha detto che Venere e Mercurio sono stati accesi, siete stati voi? Certo. Mi dispiace, ma non conosco questo clan del fuoco. Ma questo non mi dice niente di te, chiaramente non c'è legame con loro. Che scopi hai? Io? Io sono qua per studiare! Credence si è unita a noi su ordine di Lord Babi di Tolby. Babi? Conosco un uomo chiamato Babi, ma... Mastro Lumpa, il Babi di cui parliamo è lo stesso uomo che hai conosciuto tu. Ah, quindi ancora vive là fuori, nel mondo. Bene, bene, bene. In realtà è appena morto. Questo non è il modo più corretto per dirlo. Più corretto? Certo che hai proprio una strana maniera di parlare. È morto. Viveva, sì, fino a poco tempo fa. Anche Babi è morto, ma di recente, dici? Una volta finita la mistica pozione, il suo spirito ha iniziato a indebolirsi. Quindi non c'è più nessuno che conosco nel mondo esterno. Ma tu non sei Lumpa il ladro buono? Mi chiamavano così, sì, tanto tempo fa. Perché me lo chiedi? Ah, ecco Lumpa chi era. Avevo sto nome qua, ma dicevo, l'ho già sentito, è vero. Allora scommetto che c'è ancora una persona al mondo esterno che conosci. Chi? E chi sarebbe? Nel nord dell'Angara c'è una città chiamata Lumpa. Là vive un uomo chiamato Dompa. Io ho fondato quel villaggio e Dompa è mio figlio. Ora tuo nipote Dodompa regna sul villaggio. Regna? Regna è una parola che non mi piace. Ma è corretta, Lumpa. Dodompa è un ladro cattivo che ha causato molti guai nell'Angara. Cosa è successo a mio figlio? Come ha potuto permettere che ciò accadesse? Mastro Lumpa, hai idea di quanti anni abbia Dompa? Non lo so. È come me, un uomo anziano, forse anche più anziano di me. Wow! Se tutto questo ti offende, perché non ci pensi tu a sistemare Dodompa? Se solo potessi! Ma è questa l'unica ragione per cui siamo qui? Portare notizie dal mondo esterno? No! Siamo qui per visitare Lemuria. Sì, sì, mi dispiace essermi distratto. C'è molto di cui discutere. Prima di cominciare, però, c'è una cosa che devo dire. Ti dispiace, Felix? No, vada. Sapevo che avresti acconsentito. Ne avevo discusso solo con Felix, ma anch'io ho le mie ragioni per essere qui. Ah, è vero. Dicelo, Kraden. Anche io ho le mie ragioni per vedere accesi i fari. Perché ce lo dici adesso? Perché sento che questa missione è legata in filo doppio con Lemuria. Mi è sembrato strano che Lord Babi mi ordinasse di studiare l'alchimia. Un momento, è questo che ci avevi promesso di rivelare raggiunta Lemuria? Sì, sì, posso continuare? Secoli fa, prima che il potere dell'alchimia fosse rinchiuso, c'erano molte civiltà tanto avanzate e ricche quanto Lemuria. Nel momento in cui l'alchimia fu rinchiusa, queste civiltà iniziarono a sfaldarsi, come, immagino, Atlantide, vero? Fino a sparire del tutto. Ho formulato diverse teorie che suggeriscono una relazione con il sigillo dell'alchimia. Fammi capire bene, sentivi di non poterci dire queste cose finché non eravamo a Lemuria? Esatto! E volevi venire a Lemuria per vedere se le tue teorie erano esatte? Esatto! Ma anche se tutto ciò che dici è vero, cosa significa?
E Dodò e Lumpa intanto. Se le tue teorie sono esatte, il mondo intero corre verso la distruzione, giusto, Kraden? Ecco appunto. Pierce non ve ne ha mai parlato? Se sei arrivato da solo a queste conclusioni, sei realmente un saggio. Faremo bene a fidarci di te. Che vuoi dire? Re Idris, io e tanti altri a Lemuria la pensiamo come te, Kraden. Davvero? Sono un genio! Le civiltà crescono sulla base delle conoscenze passate. Le conoscenze acquistate da una generazione dovrebbero essere aumentate dalla successiva. Conoscere perciò significa crescere. Questo è il percorso naturale delle civiltà. Ma com'è il mondo oggi? Le grandi civiltà di un tempo sono sparite e noi siamo isolati. È vero però, anche Ciampa aveva la torre che diceva i nostri antichi e avevano costruito, quindi effettivamente un fondo di verità nel passato c'era. Il problema è che è stato dimenticato alla chiusura dell'alchimia. Avete incontrato molte culture nei vostri viaggi. È vero, anche i Gagomba lì erano effettivamente comunque avanzati nella loro struttura della statua, ma erano loro che erano indietro. Una qualsiasi di essa sarebbe capace di costruire tempi o fari che avete visto? In realtà no. I tempi magari sì, i fari no. No, nessuna. E questo è solo uno dei segni del disfacimento che hai teorizzato. Credo che sia meglio che il resto lo ascoltiate direttamente da Sua Altezza, Re Idros. Sì, Kraden, andremo a incontrare il re. Ma Re Idros è a consiglio con Lord Conservatio, forse non ci riceverà. Ancora Conservatio? Quello sciocco, rifiuta di accettare ciò che ha davanti agli occhi. Incontreremo il re e premeremo su Conservatio, venite con me. Ah già, la porta. Tataclunch! La madonna. Ah, alla fine ti sei aperta. Alla stanza dei reali. Lumpa deve avere la stessa età di Lord Babi, ma ha così tanta energia. Ha il fuoco dentro. Mi sarebbe piaciuto però saperne di più su Lord Babi. Su, andiamo Felix, a palazzo. Io però, prima di andare a palazzo, devo trovare dove cavolo si usano i biglietti. Mi serve un negozio, cavolo. Devo vendere gli oggetti inutili. C'è un negozio in sto posto? Magari dentro il palazzo c'è un negozio? Vabbè, niente, proseguiamo. Vediamo Re Idros allora. Sei Lord Felix, vero? Sembrerebbe che i guerrieri di cui parlavi sono arrivati. Così è, Vostra Altezza, lasciate che li presenti. Non c'è bisogno, Lumpa, andremo noi da loro. Idros, vuoi che venga disonorato? Sono loro che devono presentarti a noi! Io non vado a presentarmi a loro, Conservatio. Vado solo dove sono anche loro. Ho qualcosa che vorrei mostrare a tutti. A prescindere dalle motivazioni, Altezza, io non andrò da loro. Fai come vuoi. Però noi andremo. Ho saputo del vostro arrivo. È stupefacente che siete riusciti a raggiungere Lemuria. Beh, c'è una leggenda molto facile da seguire, cantata da dei bambini per arrivare qui. Permettetemi di presentarvi i miei compagni, Sara, Jenna, Felix e Kraden. Salve! Kraden è colui che mi ha parlato della civiltà esterna e delle loro condizioni. Ah, Kraden, Lumpa parla di te come un uomo erudito. Le tue ricerche ci colpiscono. Grazie, Vostra Maestà! Le tue teorie sono esatte, il nostro mondo è sul baratro. E chi l'ha deciso? Tu, Idros? Alcune civiltà sono scomparse, certo, ma questo è il mondo esterno. Guardati attorno, Lemuria non è cambiata. Non ingannarti, Lemuria sta lentamente morendo, ma questo può attendere. I dotti a me più vicini sono giunti a questa conclusione dopo lunghe ricerche. Ho inviato Pierce perché me lo confermasse. Allora lo ammetti, Idros! Hai violato le direttive del Senato! Hai usato l'onda per far uscire Pierce, infischiandoti dei nostri edetti! Sbagli! L'onda mi ha portato via per caso! Conservatio, sappi che l'onda è stata causata dal risveglio di Poseidone. Sapendo questo, solo uno sciocco avrebbe mandato un uomo in mare. Cos'era che Pierce avrebbe dovuto confermare? Vediamo? È la mappa del mondo? Questa mappa mostra il mondo antico, quando ancora Lemuria commerciava con l'esterno. L'era perduta, quando il mondo brillava di luce più splendente. E questa è la mappa che Lumpa aveva con sé al suo arrivo a Lemuria, 150 anni fa.
Ah, usavo questa mappa per navigare il mondo. È accurata. È incredibile! Tu comprendi, Kraden. Cosa comprendi? Credo di aver già compreso io che molte di quelle terre sono state sommerse. A meno che i miei occhi non mi ingannino, i continenti si sono ristretti dall'età dell'oro. Questa è follia! Questa è Sparta! No, scusate, non dovevo. Forse così rendono meglio l'idea. Guardate le due mappe a confronto. Eh beh, sì. Non c'è possibilità d'errore! I continenti sulla mappa di Lumpa sono più piccoli! Menzogne! Solo menzogne! Ah, alla fine sei venuto! Cosa spegni di guadagnare ingannando la nostra gente? Sai bene che il mio unico obiettivo è la verità, Conservatio. E ti aspetti che qualcuno creda a queste sciocchezze? Se non credi alle prove di fronte a te, a cosa credi? Credi che la mappa lemuriana sia ancora accurata? Dimmi, Pierce, tu hai potuto investigare su questa faccenda, vero? Grazie a Felix e ai suoi compagni ho navigato per tutto il mare orientale. E cosa hai scoperto? Ho scoperto che, fra le due, le mappe di Lumpa è la più accurata. Eppure il mondo sembra ancora più piccolo che sulla mappa di Lumpa. Cosa dici? Il tempo stesso si è arrestato! Pensate a Wayward come qualcosa di vivente, che respira e ha una sua forza vitale. I quattro elementi sono il nutrimento necessario per questo essere. Kraden, questo è esattamente ciò che il re Hydros mi ha detto. Da quando l'alchimia è stata sigillata, il mondo ha perso il suo nutrimento. È entrato in uno stato simile all'ibernazione. Consumando meno energia, Wayward prolunga la propria vita. Ma nell'ibernazione è solo l'orologio interno che si ferma, non il tempo esterno. Quando un orso dorme per l'intero inverno, deve solo aspettare che venga la primavera. Quando si sveglia può recuperare le energie perse. Ma se la primavera non arriva, l'orso alla fine morirà. Wayward si consuma, i suoi continenti rimpiccioliscono perché la primavera non è mai arrivata. Hydros, come puoi sostenere tale assurdità? Il mondo non è vivo! Dimmi, Conservatio, perché pensi che Poseidone sia tornato? E tu hai la risposta, Hydros? I fari elementali. Felix e i suoi compagni hanno acceso sia il faro di Mercurio che quello di Venere. Cosa? Avete idea di cosa accadrà se questo male tornerà al mondo? Sapete che potrebbe distruggere il mondo eppure l'avete fatto ugualmente! Mio signore, non vorrei, spero, che questa gente accenda i fari e che rimangano! Lo voglio, Conservatio, ed anche io temo la possibilità che l'alchimia possa distruggere il mondo. Ma non posso restare passivo sapendo che il mondo morirà se non agiamo. Queste pazzie, Hydros! La minaccia dell'alchimia non significa niente per te? Metterai il mondo in così grave pericolo per provare la tua teoria? I fari accesi sono solo due. Presumo che vorrai di nuovo che Pierce vada là fuori. Ed io andrò, Lord Conservatio. Felix ha bisogno di me e dei miei poteri. Allora va, Pierce, ma se lo fai, di pure addio, perché non potrai tornare. Sarai bandito dalle muria per sempre. Conosci le nostre leggi? Sei pronto ad accettarne il peso? Io sono disgustato dall'intera faccenda. Me ne vado, Hydros. Levatevi. Coglioni. Ma ti avverto, non ti permetterò di continuare con questa follia! Sto coglione. La guardia intanto... No. Cosa accadrà, vostra altezza? Sapevo che sarebbe successo. Era inevitabile. Ma non potevo stare zitto e fermo mentre il nostro mondo muore. Voglio che accendiate i fari rimanenti prima di tornare qui. Questo è ciò che vogliamo fare, ma non possiamo lasciare il mare orientale. Pierce mi aveva già parlato di questo problema. Che cos'è quella? Da dove è apparsa poi? Ecco qualcosa che ho trovato per caso in alcune rovine nei miei giorni da ladro. Non so cosa sia, ma sembra contenere una psioenergia molto potente. Sembra? Non ne sei certo? È una psioenergia che noi lemuriani siamo incapaci di usare. Mi è sembrato di capire che viaggi con diversi adepti, vero Felix? Contando Pierce, in tutto abbiamo un adepto per ogni elemento. Al
Almeno uno di voi deve essere in grado di usare la psi-energia qui contenuta. Reidros crede che questo oggetto sia destinato a chi ha la psi-energia della Terra. Noi, quindi. Se non sbaglio, questo potere psi-energia è chiamata sgretolio. Se comandi questa psi-energia, gli scogli che vi bloccano la via non saranno un problema. Grazie a sgretolio dovreste essere in grado di creare un valico fino al mare occidentale. Andate, prodi adepti, che le vostre mani facciano brillare di nuovo i fari. Quella psi-energia è molto potente, può essere affidata a poche persone. Il fatto che Sua Altezza l'abbia data a voi dice quanto grandi siano le sue aspettative. Sono certo che il vostro viaggio vi porterà ad affrontare pericoli sempre maggiori, ma abbiamo fiducia in te, Felix. Vieni, Pierce. D'accordo. Felix controlla la cassa. Felix trova Macina. Ma la squadra di Felix non può portare altri strumenti. Oh no! Mi serve un negozio, gioco! Consumiamo le 3 medaglie rimaste. E ci prendiamo... Macina. Ale, un saluto alla madre di Pierce. E mi sa che non c'è più nulla che ci attende a noi qui.